Abbiamo riaperto questa mattina al 100% per tutta l'utenza, mentre ieri pomeriggio avevamo già iniziato a lavorare con gli agonisti. Era opportuno iniziare subito perché dopo 15 giorni di chiusura è un'importante perdita economica per noi società e una perdita d'immagine per tutta la città che non ha potuto beneficiare dell'unico impianto coperto. Abbiamo dovuto cambiare tutta l'acqua di vasca per disinfettarla completamente. Contestualmente abbiamo ottimizzato questo periodo per disinfettare anche tutte le vasche di compenso, i filtri, e abbiamo poi anche ottimizzato degli impianti preesistenti per renderli più agevoli, più conformi alle normative vigenti. Abbiamo fatto in modo che la velocità di pulizia di filtrazione dell'acqua fosse maggiorata, facendo in modo che tutte e due le pompe che alimentano i filtri lavorassero in contemporanea, mentre prima lavoravano una distinta dall'altra, in alternanza. Poi abbiamo fatto in modo che ci fosse una nuova centralina che controlli H24 tutti i parametri chimici dell'acqua. Abbiamo poi preso il quadro elettrico che in precedenza era situato sotto il livello dell'acqua, appunto nel locale di filtrazione, e ad ogni piccola caduta di umidità oppure discesa di acqua, purtroppo andava tutto in corto. Quindi l'abbiamo fatto costruire di nuovo da un'azienda specializzata del territorio e l'abbiamo portato in un locale più idoneo, ovviamente con un costo molto molto importante che dovrebbe ricadere in straordinaria manutenzione, ma ovviamente rimarrà a carico nostro.